Sì, questa è la nostra postazione, questo angolino è la nostra postazione, chiudiamo, chiudiamo in bellezza questa lunga diretta, 3-0 contro il Siena, diciamo che non bisogna dare altri tanti commenti, no? Perché sono 3-0, questo ha giocato una grandissima partita. Sì, abbiamo fatto un'ottima gara, abbiamo concesso quasi niente agli avversari e siamo stati bravi a fare tutto quello che avevamo preparato, credo che la vittoria sia meritata. Mister, volevamo sciogliere il giallo, appunto, casca proprio per me il gioco di parole, Stovini Marzorati, noi avevamo annunciato la munizione a Marzorati, ma la munizione a Stovini ce lo conferma lei? Io credo che la munizione sia a Marzorati. Parlato anche con Lorenzo, mi ha detto che l'arbitro è andato a ammonire, per ammonire Stovini, però Marzorati si è autoaccusato del fallo e credo che abbia cambiato, poi abbia ammonito Lino. Vedremo, Marzorati non era in difesa, Stovini sì, quindi se fosse ammonito Stovini è squalificato. Infatti noi eravamo rimasti con i dubbi, noi francamente in presa diretta avevamo annotato l'ammonizione a Marzorati, c'era questo dubbio molto importante perché appunto Stovini è in diffida, salterebbe il match del Granito di Rosario, poi lo chiederemo magari in diretta a lui, lo libererebbe per la sfida di Coppa Italia con la Fiorentina. Adesso c'è una partita importante con la Regina in campionato, una partita importante per, diciamo così, un derby di Coppa Italia con la Fiorentina. Vediamo però partita dopo partita, no mister? Una partita importante per noi, quella Reggio Calabria, con la Fiorentina sarà importante, ma è una festa, poi quello che succede, noi andremo a giocare per vincere, però sicuramente la Fiorentina sarà anche arrabbiata. E quindi importante per noi è andare a giocare a Reggio Calabria, consapevoli del fatto che troveremo un ambiente infuocato, carico, sarà sicuramente 10-15 mila persone perché conoscono l'ambiente di Reggio, in questo momento hanno ritrovato quello spirito che li ha sempre animati, però quello spirito ce l'abbiamo anche noi, quindi sarà una bella partita, giocheremo come sempre alla pari, adesso godiamoci questa serata splendida e da domani ritroveremo energie psicofisiche per andare a Reggio a giocare una partita importante. Davanti Coralli, Mercioliz, ai lati Fabbrini a sinistra e Nardini a destra, leggermente arretrati, però mi è sembrata una mossa azzeccata, perfettamente azzeccata, perché comunque sia Fabbrini che Nardini riuscivano, più Fabbrini obiettivamente devo dirlo, riuscivano a punzecchiare la retroguardia avversaria, allo stesso tempo davano una gran mano a Vince Gorzegna ai lati, Reginaldo e Sesto hanno fatto pochissimo. Sì, siamo andati a prenderli alti, era quello che volevamo, non farli partire con la manovra come loro sono abituati a fare, farli calciare e poi dovevamo essere bravi a conquistare la seconda palla, perché è vero che Nardini e Fabbrini hanno fatto molto bene, ma Moro e Valdifiori in mezzo sono stati eccezionali, perché sulla seconda palla abbiamo sempre vinta noi e poi abbiamo aperto il gioco, a quel punto lì eravamo uno contro uno e ci sono venuti due gol. Quindi credo che ognuno stasera abbia fatto la propria parte alla grande e trovare meriti a uno piuttosto che a un altro sarebbe riduttivo, quindi dentro di tutta, anche quelli che magari sono entrati, che sono andati in tribuna, ha fatto una grande partita, l'ha preparata bene, sono molto contento per il gruppo perché è la vittoria del gruppo. Infatti mister, era proprio lì dove volevo arrivare, perché poi avrei completato, diciamo, la quadratura del cerchio con una prestazione super dei due centrali difensivi, Marzorati e Stovini. Sì, tra l'altro Stovini ieri in rifinitura aveva avuto un problema, alla fine del primo tempo l'aveva riaccusato, ha stretto i denti, per lui due parole spendo perché comunque a 35 anni ha una seconda giovinezza, lì mi è rientrato da due gare, sta facendo molto bene, aveva solo bisogno di rasserenarsi e ritrovarsi, e per noi è un giocatore molto importante, quindi come lo è Mori, come lo è Tonelli, al di là di chi gioca, poi per ora chi è entrato ha sempre fatto molto bene, testimonianza, come ho detto prima, di un gruppo solido, sano e che ha voglia di stupire. La striscia sale a 10 risultati utili consecutivi, noi chiudiamo qui l'intervista facendo i complimenti al tecnico Alfredo Aglietti che sta plasmando un gruppo eccezionale. Io ringrazio, però senza dei ragazzi che ti seguono si va da poche parti, quindi ringrazio per i complimenti, ma li giro alla squadra e ringrazio loro per quello che mi stanno dando. Ringraziamo il tecnico Alfredo Aglietti, direi che possiamo chiudere con queste parole la nostra lunga diretta. No, abbiamo Stovini, una battuta soltanto, così vediamo se riusciamo a toglierci definitivamente questo dubbio, questo giallo. Ammonito tu o ammonito Marzorati? No, ammonito Marzorati, se me l'ha partito con me, ma poi ammonito Marzorati. Perfetto, quindi abbiamo avuto praticamente in diretta dal protagonista, abbiamo svelato il giallo in diretta dal protagonista, dunque ammonito Marzorati, Stovini resta in difida, ma Stovini sarà regolarmente a disposizione del tecnico Alfredo Aglietti per
la sfida del Granillo di sabato prossimo. Probabilmente abbiamo sforato il tempo a nostra disposizione, noi chiudiamo velocemente ribadendo il punteggio finale al Castellani. L'Empoli ha battuto nettamente, meritatamente il Siena per 3-0 con doppietta di Coralli, e nel mezzo alla doppietta di Coralli il bel gol con il sinistro di Diego Fabbrini. Da Gabriele Costella, dallo stadio Carlo Castellani di Empoli, è davvero tutto. La linea che va allo studio.